Siamo in onda. Allora, questa parte facciamo esercitazione per costruire il vostro modello di business. Lo dividiamo in due sezioni. Una prima, un'ora, per lavorare sui vostri modelli di business. Una seconda sessione di un'altra ora dove voi raccontate, scegliete un referente del gruppo e raccontate il modello di business a tutti gli altri, che vi daranno dei feedback. Il tutto in maniera interattiva. Quindi, vi do i nuovi fogli, lavorateci insieme. Ho l'idea di ieri, o se ne avete una nuova e volete lavorarci in team, potete farlo. Se credo di averne qualcuno in più, se volete fare una doppia, tripla copia da portare anche a casa. Bravo, io vi lascio più copie così. Allora, dialogate un attimo e selezionate l'idea di partenza per fare tutto il modello di business. Se avete già delle idee, lavorate su questo. C'è una casa che si monti 20 minuti, come una tenda, una casa per fare 20 minuti. C'è anche il gatto che non c'è l'intermato di 20 minuti, un po' difficile. Com'era che si chiamava? 20 minutes out. Ma c'è la penna? Sì, ieri mi ha detto... No, è metti in me. Niente, mi hanno dottorando, fai 20 primo. Questo per cercare di fare un percorso. 20 minuti. Sì, sì. Giusto. Facciamo 20 cendenti. Ok, già sporcato il mio cuore. Voglio proprio Simpson. 20 minuti, quindi. La casa che si monta di segmenti di clienti. Sì, sì, per i clienti. Ma te un comprare in montagna, qua prendi una casa. Però il campeggiatore mica si fa la casa. Invece per pensare che tu c'hai il comfort di una casa, invece per il comfort di una tenda. Quindi il campeggiatore ti dice per il caravan, tu ce l'hai in macchina questa casa che sei un macchino. Ma quindi una delle varie cose è sicuramente più specifica. Sì, allora, per questo, il campeggiatore, cioè varie tipologie. Poi, famiglie, sportivi, magari alpinisti, per caso. Quanto può essere? Amanti della natura. Che un arrivare in un prato profughi i profughi Lampedusa possono essere i partners i profughi i profughi partners può essere revenue. Aspetta dobbiamo guardiamo il settore sportivo lui chiaro tornare che abbia per esempio bisogno di dipendenza quindi le famiglie diciamo no? Sì. Rientra nella famiglia, no? Sì, tipo anche che ne so. Sì, tipo capanni per gli attrezzi. Dai, che sai che possono essere anche imprese di costruzione, che tipo invece di fare le baracche da cantiere che sono un terreno in vendita, tra le cose che già fai al mondo. Imprese di costruzione. Sulla fase della ricerca, il discorso faceva lui meglio pubblicare o brevettare? No, dipende un po' anche da quella che è la possibilità di niente. Una famiglia, un problema. Dare, questo è uno strumento di costruzione.
Che altro cosa abbiamo fatto sopra sotto? Contadino. Invece di costruirsi una casa da agricoltore, il settore agricolo, quindi agricoltore. Per fare proprio un tramite da una casa che si muove. Sto facendo un tetto di ingegnere. Sì, ogni tanto mi dà il contento. Vorremmo creare questa next generation di ricercatori e di agenti di scienza. Si sa muovere un po' meglio il mondo. Vabbè. Siamo tre chicci, anche il ragazzo dei cani di ieri. Il ragazzo dei cani. Io sono l'unico ingegnere di lascio. Ah sì, scusate, non c'è nessuno dalla... No, però è utile. Se difendi. C'è sufficienza. No, ma che da fatto se riesce con quelle terminologie? Cosa? Io? Diciamo nanomateriali. Io... valorizzazione di CO2, sì, vabbè io ho più che già parlato di dottorato. Diciamo valorizzazione di CO2 rinnovabile. Quindi che si muove automaticamente con l'utilizzo dei polimeri in base ai cambiamenti di temperatura. Partecipato qualche scavia da un tempo fa, c'era un giudetto dottorato, un inseguitore c'era con dei giunti facendo la movimentazione, soprattutto adesso in base alle informazioni che aveva. A me diciamo con il meccanismo con il movimento delle lame integrate nell'interno per diventare in base al clima. Non tentivo gettare la natura. Che tipo di no, prima va loro offerta. Abbiamo finito il cliente. Ma se ci viene qualche altro quello giunto. Allora io giunto per l'agricoltura. Sì, settore agricolo. Cioè se un terreno è terreno agricolo dovrà sì, costruire. Sì, invece di partire la casa così da contadino. Al contadino far sapere quanto è buona la casa in 20 minuti. Però perché anche diciamo, chi ha un'industria che deve fare diciamo, il gabbiotto del, okay, quindi la prima, diciamo, del anche guardiano, quindi il settore industriale. Cioè, ora, il valore offerto. Allora, sicuramente magari partendo... Ragazzi, una puntualizzazione. È uscita una domanda da un gruppo di voi. Devo lanciare una piattaforma e dei miei partner potrebbero essere anche dei miei clienti. Allora, Facebook ha quel modello dopo aver raggiunto 600 milioni di utenti. Per partire snelli si parte con delle collaborazioni e con dei partner. Questo però ti permette di accrescere di utenti su una piattaforma, dopodiché dopo aver raggiunto un numero X di utenti, tu puoi cambiare modello di business. Allora, il modello di business non è una cosa che quella e la congelate. Il modello di business è come un business plan. Ogni 6 mesi è da buttare. Cioè, ogni 6 mesi voi lo dovete ripensare e rivedere. Questo può essere per The Cube, per esempio. Allora, per The Cube voglio capire un attimo qual è la sensibilità delle persone su un corso che io offro in maniera gratuita per 6 mesi. Allora, al termine di questo percorso di laboratorio dal basso, dove il mio modello di business è offrire un servizio gratuitamente, ho raggiunto una base di utenti di 300, 500, 600 persone. Dopodiché questo modello di business switcha e ti dico ok, adesso hai visto la qualità dei miei corsi. Adesso sei interessato a seguirmi in altri corsi, mi paghi 15 euro, 20 euro, quello che vuoi. Quindi per questo vi dico, su quando progettate una piattaforma o quando progettate un nuovo prodotto che deve andare sul mercato, occhio perché quel modello di business può variare nel tempo e può essere variabile, cioè può essere strutturato in maniera differente all'inizio per l'avvio, e poi essere congelato dopo quando raggiungete determinati obiettivi. Un altro caso simile che ho visto, con cui abbiamo dialogato più e più volte, di una startup locale, era un business model per raggiungere gli utenti di società sportive. Io posso andare a dialogare prima, i miei clienti sono società sportive e quindi gli offro una piattaforma.
al termine di una selezione X di utenti raggiunti, quando inizio ad avere 150.000 fan, 200.000 fan o molti di più, allora cambio il mio modello di business. Significa che non saranno più le società sportive a pagarmi, ma io ottengo monetizzazione dell'advertising sugli utenti che girano sulla piattaforma. Oppure io riesco a monetizzare dal portale di e-commerce che faccio per le singole associazioni. Quindi, qual è il messaggio che voglio trasmettere con questi 5 minuti? Occhio a quando lo progettate. Progettatelo anche per raggiungere degli obiettivi e cambiate il vostro modello di business al raggiungimento degli stessi. Non deve essere un qualcosa che è quello ed è congelato, ma è un qualcosa che varia nel tempo in base agli obiettivi che vi ponete. Grazie. Allora, a questo punto... Visto questa cosa, la struttura base, diciamo. Quindi, vabbè, ma società sportive mi dà più di più, che ne so, la Roma, per esempio. Più centri sportivi. Poi negli studenti ho inserito gli Quindi abbiamo la centrale specialistica, era appunto per dire dottorato, c'è una cosa che fida no, prima il valore affetto devo fare per ognuno di questi più o meno, diciamo, o comunque in genere, più o meno in generale. Allora, il valore affetto, conforto di una casa normale. Potremmo dividerlo un po' per i nostri le clientela, giusto? Poi può essere tipo per l'impresa di costruzione, il settore industriale, detto tu, il basso costo di avere. Allora, cioè invece di costruirlo le banche di cantiere, cose coprano il container che comunque magari è standard, no? Trofai così che proprio questo standard è proprio per cui non lo so, lo puoi adattare, diciamo. E la formazione vorremmo fosse. Quindi per l'impresa, quindi l'adattabilità del prodotto alle diverse situazioni. Flessibilità del prodotto. Versatilità. Flessibilità è il tecnico ingegneristico. Versatilità. Potrebbe essere quindi la formazione, quella più importante è comunque per me. La velocità. Per tutti penso che sia una cosa comune a tutti, la velocità, tutte le categorie. L'estetica, che magari te lo fai in modo figo, valore estetico. Accesso a segnali di alto livello. Penso che questi sono comuni più o meno quasi a tutti. Il comfort di una casa normale, la flessibilità e versatilità del prodotto, la velocità di montaggio e il valore estetico. Che vuol dire magari top. La semplicità anche. Andiamo di 20 minuti. Secondo me è il servizio di assistenza nel montaggio online. Magari si studiano, lo devi montare, invece il manuale che magari è complicatissimo, ti connetti e ti fa vedere c'è Paolo che pure la CrossFit, così ti monta. Una app, o app tutorial. Si studia, quindi app tutorial, sito tutorial, diciamo. Oltre al normale servizio di customer care. Canali inteso come canale fisico, cioè il cliente dove lo compra. Vabbè, ma anche canali... Cioè io penso che anche il sito può essere un canale, nel senso di pubblicità, cioè come arrivi al cliente. Pure se la vuoi arrivare. Ah, sito, quindi anche il sito. Vabbè, la normale rete di retail, cioè punti vendita, non lo so. Vabbè, tipo le catene.
tipo le Roma Arlene. Quindi io direi che diventa specializzato, cioè tipo del nostro prodotto. Quindi lo metterei vicino al business specializzato, la formazione business e poi le grosse catene nei prefabbricati. Progettazione, grosse catene tipo le Roma. Queste sono le misure che ho. Poi che altro? Che altro tipo di canale? No, punti vendita specializzati, grosse catene tipo da me, il sito internet lo ordina dal sito e che altro? Okay. Quindi questa è la prima cosa. Quindi proprio per dare anche questo poi un risultato giusto, concreto, così fare qualcosa. Breve. Beh sì, un progetto per breve. Quindi questa era la prima, poi c'è l'accesso a questi seminari che vi danno quello, una lo mettiamo nelle risorse chiare. Però mi sembra che prima il massimo ricerca e sviluppo all'attività. Cioè se la vogliamo migliorare c'è una ricerca e sviluppo. Però prima mi sembra che non si fosse la il patent, mi sa che le ho messe le risorse chiave. Perché tu lo devi avere. No. Come mantenimento della proprietà intellettuale. Tipologie che poi comporta anche dice una struttura qua, dei tipologie costi. Di risorse fisiche, intellettuali, marchi, brevetti, diritti d'autore, umane e finanziarie. Ok, allora, brevetto, in che risorse? Progetto, brevetto. No, brevetto. Quindi attività chiave. Brevetto. Risorse chiave. Ah, ok. Ah, io stavo le attività. Vabbè. Brevetto. Poi. Vabbè, chiaramente attività chiave produzione. Lo produciamo noi, giusto? Sì. Questo progetto è manutenzione. Cioè, ricercatore. Se io mi arriva a casa un pezzo scassato, lo devo aggiustare. Ma sì. Cos'è manutenzione? Servizio di manutenzione. Vabbè, risorse umane, gestione delle risorse umane, attività che devo fare. Cioè qua risorse umane, qua gestione delle risorse umane. Eh sì, perché lì c'è... Oddio! Allora, questa è la prima cosa. Che forse è proprio le sue logistiche da canale, la prende. No. Ok, il 2, quindi per i ricercatori purtroppo c'è. Poi secondo me qui il supporto serve un po', perché cosa fanno i ricercatori? Devono applicare grant, quindi magari hanno bisogno di un supporto un po' su questa, qualcuno che gli dica quali progetti, a quali progetti si può partecipare, anche magari in bandi, che no? Segnali magari un'opzione, cioè in teoria un milione magari di bandi, che sì, se ci fosse addirittura un smistamento, una serie di voi conoscete il ricercatore, sapete che scrivono a una propria un po' ci è mandato in bandi a dare il suo pezzo, questo sarebbe già molto male, perché una delle cose si riguarda, però non fare informazioni. Quindi potrebbe essere un aggiornamento mirato. Questo aggiornamento, cioè tu li aggiorni su quello che è Milano, cioè tu fai quello, ti devi aggiornare su questo, tu fai quello, quindi bandi, potrebbe essere sia bandi che anche stati loro, che posti, no? Che esiste una verità. Sarebbe bellissimo. Legale per? Legale per brevetti tipo?
per esempio, che era un po' come dicevi anche tu, le nuove io produco un farmaco, che cosa mi serve per poterlo, cioè quali sono le fasi, per esempio le fasi cliniche, allora quindi è per normativa ai vari livelli, sì, sia a livello progettuale che di produzione. Normativa, progettuale, produzione. Metto tra parentesi brevetti, non ci sono. Qua mi serve un foglio sempre il network, per quello può essere sempre utile, lo inseriamo sempre. Chiaramente più si va avanti diventa complicato. Perché il network è sempre verticale o orizzontale. Ok, quindi manca uno spin-off. Allora, quello che dovrebbe essere lo spin-off è... supporto, locazione, risorse umane interne. Puoi aiutarmi un pochino magari a analisi del mercato? Quella sarebbe una cosa è abbastanza importante. Magari uno parte con queste fantasie. Che poi ti ripeto, ora siamo, cioè per certe di queste cose ci appoggeremo alla sua associazione, all'altra, e sempre la parte diciamo legale, burocratica. Sì, più o meno queste cose si traducono, sì. Cioè l'aggiornamento sui dati, il supporto normativo eccetera, è applicato per i ricercatori agli spin-off. Sì. Lo chiamo supporto per opportunità, così mi ricordo, mi aggancio ai bandi e metto quello normativo e mi aggancio ai brevetti eccetera. Ok, ovviamente so che networking questo si applica sempre. Ora, e questo c'è l'idea più o meno se la faccio la ora le relazioni con il canale. Io penso che come se non si intenda cosa facciamo per farlo, come facciamo per farlo. Sì, lo stiamo facendo con lezioni, quello è il canale che collega, no? Così, il valore al tema. Magari saranno lezioni, quindi corsi e seminari.
Sì, sì, no, no, no. E c'è il fatto di avere una posizione anche noi fisica, no? Tipo un'organizzazione per raggiungere, per essere raggiunti. Un ufficio, non so come chiamare, un'accoglienza? Sì, perché anche qui è un canale, poi, esatto, poi alla fine di tutto il network, l'incontro one to one. Sì. Allora, qui. Sto riscrivendo. Ci sono due sì. Allora, senti, ti chiedo una conferma. Vabbè, ovviamente la clientela sono studenti, ricercatori, spin-off. Vabbè, di valore offerto, formazione, assistenza, supporto di vario tipo, qualche appoggiandoci a voi. Riguardo al canale, allora ho dato per esempio nella formazione, ma il canale può essere inteso come le lezioni, cioè il streaming. No, le lezioni, il seminario, cioè il fatto che ci sia un momento di sbagliare. Beh, però tipo se noi sfruttiamo quell'ora di. Puoi anche staccarmi e modificarlo. No, non ti preoccupare, già. No, ma c'è una nostra lezione. Qual è il canale dell'associazione in questo senso? Cioè sono gli eventi che organizziamo per promuoverci, gli eventi sono qualcosa, come noi facciamo in maniera che il valore sia trasferito a. Dipende, tu nell'evento crei valore. L'evento è anche un canale. Allora, queste cose sono. Cioè sta nella tua bontà posizionare una cosa in un blocco o nell'altro. Per questo mi chiedevo. Tu puoi fare per dirti customer relationship, la destra all'associazione. No? Sì. Che però siamo sì, tu nel piano operativo di BioBank decidi che ci sono 10 eventi all'anno. E tu dai i bollini, fai finta come le pizze, no? Cioè, ti prendi 10 eventi, ti diamo 10 bollini. Sì, sì, sì. Al termine dei 10 bollini vinci, che ne so, una spilla, una medaglietta, un qualcosa che ti dia valore. Eventi barra credito, quindi questo però relazioni con il cliente. No? Tessere. Sì. Di barra. Ma la mia domanda era un'altra però. La tua domanda è sugli. Allora, il cioè, canale. La mia domanda era sì, le cose che facciamo possono essere il canale, cioè la formazione può essere che la lezione anche, di per sé è il canale. No, perché la formazione perché è un valore. Ok. Cioè, almeno lo studente è interessato alla formazione. Per lo studente la formazione è è un'attività che devo fare. Quindi è solo il valore, ok. Quello è un canale. Cioè la promozione in aula. Promozione nelle aule. In aula. Senti, e il fatto di avere invece un punto di accoglienza, cioè avere voi un desk, quello può essere un canale. No. Può essere un canale, però ha senso. Cioè, conta che tutto ha un impatto sui costi. Quindi l'info, tutto ciò che ha un impatto sui costi, ce l'hai anche dalle parti di attività, ce l'hai anche dalle parti di attività e dalle parti delle risorse. Se tu devi avere un info point vuol dire che dal punto di vista di attività devi gestire un info point e di risorse devi avere uno spazio dove fare queste domande.
C'è il canale sulla promozione che facciamo, la promozione. Può essere anche una pagina Facebook, può essere anche un canale YouTube dove metti video, può essere anche tutta la parte Twitter, può essere anche il sito web che non vede ancora. Un canale può essere proprio la con cui fa la comunicazione. Un canale, se diciamo riusciamo ad organizzarci bene, potrebbe essere anche una campagna di guerriglia marketing del collegio, dove per promuovere le tre associazioni, per dire riproduciamo un cubo, per farti l'esempio di The Cube, riproduciamo un cubo 3D in materiale plastico e lo mettiamo dentro Piazza Santo Ponzo. Oppure mettiamo una bomba con il DNA appesa da qualche parte dentro Lecce. Vabbè, promozione, ho capito. Vi ricordate quando hanno fatto Lecce 2080 dove c'era, dove c'erano le uova sparse dentro Lecce? Ah, boh. Oppure c'era Lecce sommersa dall'acqua e poi c'era tipo un sirenetto da qualche parte e c'erano questi grossi muri con questi poster. Quella è stata una campagna di guerriglia marketing. È un canale per raggiungere la popolazione. È un mezzo per raggiungere la popolazione. Hanno fatto un corso di un dispositivo che permette di mettere su una cosa un'impalcatura e c'è questo qua che gli fa la colata di cemento e tipo spesce la casa lì e vai via. C'è un video, quindi se cerchi lo trovi. E c'è, ho trovato anche la monista che ha detto questo pezzo di essere la fare per perché da prima anche mi hanno vabbè, il canale quindi è tra promozione e tagliare che faremo? Perché ancora non sappiamo beh, ma non è che rispondiamo a tutto, intanto cerchiamo di fare. Queste sono analisi che vengono fatte molte volte. Questo è il mio territorio, aspettiamo al massimo. Cos'è il sistema? Ah, ok. Allora, abbiamo detto in relazione con i clienti, eventi, cioè come fidelizzare i clienti. Esatto. Eventi, crediti, tessere. Io ho la proposta IT o sistema di aeronautica. Quindi che cosa c'è? Cosa ci offre il tagliere? Sistemi automatici. Comunità. Io sto cercando di convincere. Vabbè, sempre il social network, questo è il tema che diciamo. Oltre che nella prima. Perché come magari dagli aggiornamenti sul social. Per lavorare in giro.
No, però questo vuol dire un altro teorico, vuol dire proprio come tu instauri una specie di rapporto di dell'intuizione. Come c'è feedback. Come dagli un ruolo a fila, Cioè, quando ci sono ricercatori e spin-off, la relazione può anche essere più equivoca per noi, a livello per esempio di lezioni, seminari. Cioè, che loro in questo senso, che anche loro possono. Sì, sì, è per quello, no, no, per quello che in realtà. Molto di questo interno, cioè, ora magari lo mettiamo dove faremo la sua lezione chiave. O magari con delle risorse chiave, sono proprio loro sono parte delle nostre risorse. Perché con una sorta di parte del team. Perché chiaramente per gli studenti sarà bisogno di qualcuno che magari già ha fatto che li aiuta a iniziare la relazione. Quindi loro sono parte delle nostre risorse. Gli associati sono già una risorsa. Perché poi questi per poter fare un uso di questa associazione, l'associato è uno che sfrutta ma dà anche cosa non si quindi un po' diverso come sì, sì, modello è una specie di infatti io richiamo gli escrementi della vasca allora, quindi vogliamo fare le attività non solo le attività saranno lezioni che dobbiamo fare, organizzare lezioni e seminari. Quindi dopo abbiamo successo un qualcosa da cercare. Dobbiamo organizzare eventi. Allora, le risorse chiave sono le competenze degli associati. Sono le competenze dei soci che poi gestiscono, diciamo, gestiscono le competenze degli associati. Ma non voglio complicare la cosa. Perché voi che vi siete sbattuti potete anche andare a prendere il capo di un cercatore di Harvard o quello di Oxford o appunto il prof della Lisa dentro. Però
sulle vostre competenze che poi sono andate a cercare quello, però adesso senza complicare, questo devo lo fare, senza complicare eccessivamente magari la diciamo che io vorrei, il discorso è come tutte le cose, le persone per quanto sono coinvolte si impegnano più o meno, esatto, sì, quindi sì. Può essere più facile avere un associato che non fa parte dei suoi fondatori, che per magari quanto è più emotivo sì, è più sì, esatto, sì. È vero, prego, vero. Che, ma te lo dico perché la no, dei soci fondatori non ma capita poi. Quindi vorrei lasciarla molto aperta, perché non ci conviene da considerare le competenze degli associati, anche perché non sai chi sono le magari. Poi le associazioni gemelle, o meglio sorelle, sono le più sorelle, metto in particolare le cube perché sul manager, dai numeri, però quali sono i nostri numeri? Sono i grandi, non c'è quasi un'opzione. Devi fare un bagliato, i vostri sono sono le forze che passano con questa direzione. Ma quali sono i numeri? Allora, perché le risorse ciò che non ha, il partner è ciò che non avendo ci serve. Per esempio, i partner potrebbero essere spinosi più, come si dice, già avviati. Bravissima, una domanda. Il partner chiaro ci serve un spinosi avviati. Tre associazioni in generale, che può essere anche l'associazione, che può essere l'associazione dei biotecnologi, delle aziende biotecniche, di cui ho considerato che c'era una cosa non so se è buono responsabile quando abbiamo fatto il progetto sto scuro per dire gira nella casa quello che gli piace ci magari ti metti per tre quattro l'abbiamo pensato al suo bigliettino ti devo poi parlare per decidere avere una catena di distribuzione dove la tua casa sta di fronte all'abrigo. No, Fabio, adesso ci sono di mandare una casa nuova all'abrigo. C'è l'università. No, sì, è importante, le altre università. Oppure altre, diciamo, altre catene oltre all'abrigo. Nazionali. Però tu quando fai questo accordo con l'abrigo, dici, io ti mando, io ti faccio 50 case e te le compri a un prezzo ridotto. Però quelle ha un prezzo maggiorato. Forse non sono stato una visita quando non sì, infatti sono stato una visita perché se investi 50 lo fai quindi c'è già dalla terza casa in poi guadagni. Io vorrei che un accordo commerciale con questi clienti sicuramente sia avere la domanda per facile poi una volta che faccio una bigliettina iniziale scrivo allora posso abbiamo oppure ordine di una casa sul portale web sì. Io non avevo altra casa io lo vedo come canale però dipende sempre quale di queste scelte vuoi cogliere altri hanno sfruttato queste decisioni al momento non abbiamo un posto ma lo pensiamo bene l'importante è che io non credo che a meno che non ci vediamo gratis che per partire una parte è uscito ti permettere di capitare c'è la parte quindi darebbe anche una domanda i costi sono per i corsi l'organizzazione corsi sono già 50 e per l'organizzazione 20
non posso magari potrebbero essere per viaggi, magari scambi per networking, diciamo. E eventi non riuscito. Allora, diciamo che i viaggi magari li darei all'ultimo posto, cioè sono soldi che ci darei. Sono dei costi che possiamo... In realtà questi comunque si avvide le collaborazioni. Ci fa parte di quello? Però non so, magari vogliamo andare, faccio esempio la fiera della nazione, ora facciamo le 5, se noi dovessimo andare a Piazza di Milano per presentarci, così un rappresentante qua, intendevo quel tipo di costi che sono diciamo. Costi all'interno della sponsorizzazione, tutti questi viaggi, viaggi, pagamento di un pagamento dello stand, eccetera, forse rientrano nei costi generali. Gli sponsor esterni che ci fanno? Molto semplicemente. Vale no, no, rientrano nei costi generali di promozione. Sì. Il viaggio per la promozione, vabbè, li chiamo costi promozione, quindi tutta sta roba. Relationship quindi che cosa può essere una relazione? Se tu sei un amico, ora il punto è che non so quanto costa, forse finale. Allora, gli eventi. Allora, siccome la nostra formula nel nostro caso è per le associazioni può essere che il costo è uguale al ricavo, cioè non serve andare in positivo, l'importante è andare in pari. Quindi io direi che per mantenere l'equazione costi uguale ai ricavi serve fare una progettazione. Deve essere promozionato perché in realtà il problema è proprio quello che allora no, hai ragione, è molto collegata perché noi stiamo facendo promozione, ma adesso abbiamo avuto, sono riuscita a convincere tramite 20 persone, hanno messo subito 20 euro, se non ricordo male, erano 20 per, erano 10 per studenti adulti del curato, quindi diciamo base, non sono studenti, ma una borsa 10 euro, 20 per chi aveva una borsa di studente che poteva permettersi di doppio. E abbiamo raccolto un pochino di soldi. In base a questo abbiamo fondato l'associazione, aperto il conto e da questo dovremo togliere secondo me, dovrebbe essere semestrale annuale, perché poi la quota è annuale, dovremmo togliere i soldi di questo conto che abbiamo solo 5 euro al mese. Quindi già tutti i conti di sono la quantina, no? Per dire sono non è. Siamo arrivati quasi in pari con le quote che abbiamo raccolto fino ad ora. Per cui ora il problema è che secondo me nei prossimi 6 mesi dovremmo fare, se questo sono deciso se fare una quota annuale o semestrale, sarebbe meglio. Perché se arriva a fare un prendito breve, se andiamo a fare un prendito breve,
anche per far vedere che c'è qualcosa. Quindi noi potremmo raccogliere strade sarebbe da oppure diciamo da settembre ci settembre. Quindi le quote sono no le quote semestrali. Quindi abbiamo da settembre, no, deve essere oggi gennaio, settembre, ottobre, novembre, gennaio, febbraio. Febbraio, poi marzo sarà agosto. Quindi le quote raccolte da settembre e febbraio devono finanziare eventi, quindi tutto le lezioni, eventi e attività del semestre successivo. Puoi dare agosto, quindi quote semestrali del marzo-agosto devono finanziare eventi e attività del semestre successivo, settembre oppure febbraio, almeno così siamo sicuri che non perdiamo mai, fai conti prima di quello che hai, se no così non puoi entrarci. Cioè il fatto che una possa decidere noi adesso per esempio che cosa facciamo? Sto raccontando, dobbiamo raccogliere ancora quelle trasferite in barrio. Se la possiamo dividere con tutti gli altri social, da, quali, quali, quali eventi, cioè, in ottica in e quindi in base a quello, quindi dai, dai ricavi, la prima cosa sarà ricavi, quote successive, si avrà l'organizzazione eventi. Di qui alcuni dovrebbero essere a pagamento di un associato, quindi in caso di registrare. Perché è una cosa per lo studente che viene a vedere il seminario, è un'esperienza su un'azione particolare. Sì, le quote tra l'altro potrebbero essere diverse secondo il livello. Sì, esatto. A che punto siete? Allora, il nostro quarto associativo sono facciamo un evento da 10 euro. A che punto siete, ragazzi? E abbiamo così finito. 10 euro per gli studenti senza borsa, diciamo. Non stipendiamo. Noi abbiamo 20 euro per dottorandi che si faceva a questo. Il postdoc. No, dico i 20 euro anche il postdoc, il dottorando il postdoc. La spinata sono più di 30 euro. Sì.
c'è una buona domanda, cioè chi vinta il singolo o chi vinta il singolo? No, potrebbe avere un buon quindi vabbè. È proprio così fatto, la società vuole fare.
deve essere proprio filtrare per snellire la biografia e questo passaggio, questo percorso italiano, società che sono tradizionali e spesso questa migrazionalità è responsabile neanche più completa. Ragazzi, un'esperienza collettiva. Finito? Questo sfruttiamolo adesso. Possiamo fare. Diciamo che sei partita avvantaggiata perché ci abbiamo lavorato già con The Cube. Sì, poi ci stiamo lavorando insieme da un bel po'. Gabriella che diceva ieri che aveva un'idea un po' differente. Gabriella ieri diceva che aveva un'idea un po' differente per BioBang. No, beh, perché chiaramente a noi quello intanto da contare è una formazione che voi già avete. Possiamo essere anche noi a farlo, sicuramente, infatti li abbiamo messo sui partner, anzi neanche su no, quelli interno, sulle risorse chiave. Ok. Associazione sorelle. Un altro aspetto. Andrea vi potrebbe dare una mano in tutta la parte comunicazione. Nel comunicare al meglio un progetto, un prodotto. Hai progetto. Turismo, ambiente e cultura. Un'altra cosa che dovrebbe essere secondo me molto addentro sono esigenze sul mercato. Se riescono a sviluppare delle relazioni con organismi ambientali e quant'altro, possono dire la parte ambiente possono dire l'acqua, sto problema, riusciamo a sviluppare qualcosa con il laboratorio. Questa è una cosa fantastica per voi, cioè captare le esigenze di mercato. Infatti è una delle cose che ho scritto, mi serve l'insulina o mi serve riempitivo di cioè questa è la cosa. Conta che adesso con Andrea sono presidente, ci siamo 10 soci fondatori. Ok. Chi di questi fa qualcosa? Io, Fabrizio e Francesco siamo i tre. Fabrizio fa tutta la parte di economia, anche cioè un economista. Però finora ha fatto veramente poco perché Fabrizio e Francesco sono persone che stanno tirate dentro, ma fondamentalmente stanno super incasinate di tutto. Quindi questo lo sto seguendo quasi in tutto io. Però questo è il nostro problema. No, un problema di tutti. Ecco perché ti dicevo, se riusciamo a lavorare in maniera ordinata, forse riusciamo a dividerci tra di noi anche le cose. Perché magari noi abbiamo avuto difficoltà per fare un video, abbiamo una rete di contatti, amici, eccetera. Però per dirti, farti un video costa. A me, perché la persona che sta lasciando un lavoro per venire a farti il video, dicevo mi paghi, altrimenti il video non te lo vengo a fare perché io già lavoro. Però per magari dei ragazzi del laboratorio di Andrea che fanno dei video, perché non vengono a farlo con noi? Curare una campagna di comunicazione dei tre laboratori dovrebbe essere qualcosa che fanno loro per tutti. Io ho molto chiaro che mi puoi dare tu e adesso mi puoi dare Andrea, cioè magari l'organizzazione di eventi, cioè un po' più. Allora, tu conta, i gestionali sono bravi a supportare persone, generalmente i gestionali che vivono di idee proprie sono pochi, perché noi viviamo di metodi, cioè noi viviamo la cassetta degli attrezzi e ti diciamo questi sono gli attrezzi. Tu potresti avere un portfolio scientifico che ha bisogno di supporto, cioè noi ti possiamo dare supporto. Mi puoi dare anche clienti in un certo senso, ma mi puoi dare più che altro contenuto tecnico-scientifico su cui realizzare qualcosa. Insieme si può collaborare per far sì che si crei questa trade union tra i ragazzi di gestionale o di ingegneria e i ragazzi di biologia.
cioè attualmente è bio, altrimenti attualmente stiamo praticamente in compartimenti stagni: biologia, ingegneria, economia, biotecnologie, vabbè, ti faccio degli esempi. No, te lo dico perché se parli con la prof, ce la dico sempre proprio tecnico. Già sono stati dei problemi perché c'erano pochi biologi e pochi. Sì. Vabbè. Tutto perché sono stati inseriti. Fondamentale. Quando ti ricordi da quando politico alla fine. Se ti servono chimici, eh? Non sono i chimici. Lui. Ti facciamo la testa no, qua. Allora, io farei anche un discorso tipo di associazione unitario, no? Perché questo ti permette di avere una cassa con no. Allora, abbassiamo la testa e facciamo la testa comune a tutti. Per tutti i soci? Perché alla fine io non ci creiamo guerra tra di noi, non ci creiamo guerra tra di noi, quindi se io inizialmente ho detto 50, se voi avete detto 25, facciamo 25. Se gli eventi sono comuni, ci sono tutta la stessa situazione. Però, allora, se noi abbiamo un piano, quello che dicevo ieri era, se noi abbiamo il piano per l'anno 2014 e dobbiamo fare questi eventi, noi sappiamo già quanto ci costa e quali sono i ricavi e come tirare fuori. In più c'è tutto un altro discorso che è una questione anche di riuscire a raccogliere delle problematiche da fuori. Allora, attualmente io sono nel consiglio direttivo di Confcommercio Giovani. Un primo lavoro che ho fatto con loro è stato incontrare i ristoratori e capire tutte le problematiche dei ristoratori. Sono uscite fuori diversi argomenti, diversi problemi. Io ho detto, guarda, su questo problema la facoltà di lingua potrebbe fare questa cosa, la facoltà di ingegneria potrebbe fare questa cosa, la facoltà di ingegneria, la facoltà di economia su un progetto potrebbero fare quest'altra cosa. Però che cosa significa? Che se riusciamo a sfruttare la cosa della serie, mette a disposizione un premio, un incentivo per fare questa cosa, i laboratori supportano, i ragazzi possono fare tesi congiunte. Ambiziosa ma anche bella, sta bella. E anche nuova. Questo l'hai visto brevemente? Sì, che era... Mistura, no. Vabbè, l'ho visto io. Vabbè, lui diceva che la parola è un gran problema di interfacciarsi con altre discipline, perché lì il fisico deve essere puro. Sì, ma questo il fisico puro. Ma questo è un problema dell'università in generale. Sì. Che adesso noi abbiamo fatto una mia presentazione. Però bisogna superare, cioè questo dobbiamo superare il problema del cazzo, perché adesso non è minimo interdisciplinari e minimo internazionali. Cioè, allora, questa è la base. No. Su questo, se facciamo un piano operativo, noi il piano operativo lo presentiamo sia alla Gabriele, la ripartizione, ma un'altra cosa che dobbiamo fare, è anche un piano operativo al rettore. Perché ti ricordi che il rettore ha fatto la proposta delle tesi congiunte? Sì. Loro ci aspettavano a settembre. Andiamoci non appena abbiamo qualcosa pronto. Diciamo, guarda, questo è il nostro piano operativo di associazione. Questo è come vogliamo operare. Anche l'incubazione, ammetti, tutte le cose che possiamo fare. Questa è la tesi congiunta, non so che serve anche. Cioè, anche... Ragazzi, a che punto ma anche per certi versi è proprio più grande italiana del dividere, come possiamo facendo, c'è quella cosa di morte. Sì, è mio, lo faccio io e non te lo insegno. Perché a caso tu lo insegnassi, non è che tu magari mi aiuti con un'idea, no, tu ti fai purtroppo. Ma è vero che chi si lancia in queste cose va su un po' i vestiti di esame. Cioè, gente che è veramente innamorata con gli studi, che rischia tutto per tutto e quello si fa fregare, oppure chi c'è di tanti soldi alle spalle, chi si può permettere di aprirsi, perché comunque anche la struttura solida, cioè il suo laboratorio è già dietro su troppo un'azienda, magari è un'azienda, ma c'è per tutti, può permettersi di
discorsi. Tutto ciò che viaggia in mezzo tra... Ragazzi, tre minuti. Poi avete finito. Io sono sempre acceso, vero? Poi il discorso vuol dire essere competente, perché sono un po' appoggiati a loro posto, ma questa cosa di volersi mettere... Parti da voi? È tutto acceso? Però c'è una sorta di dago spia. Ma di là che adesso spostiamo l'attenzione. Questo è questo. Dovrebbe essere il primo passo, non mi vado a cercare lui stesso. Una tesi potrebbe, di solito si fanno quelle cose. Però è simpatico. Può anche essere, per esempio, cosa stanno vedendo su quel settore, che questo mi fanno, cioè non sono arrivato, quindi ci sono, cioè, qualcosina un po' più anche pratica, in certo senso, non solo di cosa c'è sulla letteratura. Scolozzi. Ci sono gli ultimi 200 grammi di bomba. La mattina facciamo colazione insieme a loro. Questo qua inseriremo nel rapporto che facciamo con un piano organizzativo. Lo condividiamo con Andrea. Però a volte ci sono delle weekend, sì, lo so, ma io adesso oggi partivamo in Germania, tutta una settimana, questa settimana. Venerdì, sai che la, che so, un aperitivo tra di noi per parlare, ma tutta la volta per una settimana. Oggi pomeriggio mi sto a Milano. Sentiamo Andrea, vediamo, se riusciamo, se lui è disponibile pure oggi, come va bene. Altrimenti conta sabato pomeriggio prossimo, possiamo farlo pure. Io sono a Roma. Anche durante la settimana, cioè a dire, qualche volta, può essere anche il venerdì, che invece di rimanere qua fino a... ce ne andiamo, lì ci sediamo, un bicchiere di vino, ci mettiamo a scrivere. Venerdì pomeriggio e sabato mattina. Abbiamo scelto queste date perché sono quelle meno per chi lavora, sì, e meno per gli studenti. No, infatti è una figata. No, fa un sacrificio. Però adesso ti dico cosa ho detto prima a loro, ma voli pindarici successivi. Se riusciamo a fare un accordo con gli agriturismi, i prossimi incontri li organizzo in moduli fine settimana, sabato e domenica. Dove? Vai nell'agriturismo. Vai nell'agriturismo, ti segui la lezione. Magari se riusciamo a fare delle tariffe agevolate. Tu paghi per tutti 30 euro, però vai, stai, vitto alloggio, stai nell'agriturismo. Questo potrebbe essere anche un modo per fare un po' girare l'economia degli agriturismi quando sono in periodo di calanti. Tanto adesso abbiamo un canale con questi ristoratori, albergatori, commercianti, con tutti loro ci possiamo parlare. Cerchiamo di... Ragazzi!
Pronti? Mi attacchi? Prova. Ok. Allora, adesso facciamo la parte operativa. Avete lavorato finora sui vostri business plan, sui vostri business model. Iniziamo, avete un quarto d'ora per raccontare un po' quello che è il modello di business. Anzi, facciamo 10 minuti per raccontarlo e 5 minuti di question and answer, domanda e risposta dal pubblico. Vi chiedo di venire qui a raccontarlo con un microfono. Se siete in due o in tre, uno racconta e l'altro prende appunti sui feedback che gli danno tutti quelli del pubblico. Un'altra cosa, visto che siamo pochi, vorrei sentire almeno un feedback per ogni gruppo, in modo tale che possiate arricchire l'esperienza di chi ha lavorato sui singoli modelli di business. Quindi eventualmente, se avete domande, se sono di più i feedback, ben venga. C'è anche più persone da ogni singolo gruppo. Però sforzatevi a livello di gruppo di fare delle domande. Inizia il caro amico Giorgio. Gli diamo il microfono. Io mi metto in mezzo a voi. Questo è il microfono. Buongiorno a tutti. Mi sposto un po' più dietro. Buongiorno a tutti. Allora, possiamo riaccendere le luci tanto la presentazione, ma... Ok, ti cercherò due fogli. Allora, ci siamo. Ricordate l'esempio di ieri, il caso della lametta Polyblade, insomma, quella diavoleria allucinante che mi era venuta in mente. Perfetto. Io e Cristiano, il buon tecnico, abbiamo provato a modificare leggermente il discorso puntando l'obiettivo sul chip famoso che permette la precisione e il magno gaudio, mettiamola così, la grande gioia e la contentezza del fruitore finale. Ripeto, in questo passaggio abbiamo modificato leggermente, abbiamo messo come protagonista principale il chip, quindi rimane sempre Polyblade, progettato dalla Maci Scolozzi & Partners. E quindi, riassumendo anche meno 10 minuti, con annessi commenti, abbiamo individuato come segmento di clientela, quindi la Gillette, o comunque chi per lei, che rifornisce ogni giorno l'uomo e la donna baffuta. Qui abbiamo messo anche un po' di ironia, perché abbiamo detto magari la donna, la moglie, la compagna, prende esempio dal marito che la mattina, giustamente, in giacca e cravatta, o comunque anche senza la cravatta, perché fondamentalmente il venerdì è anche tante volte magari l'uomo decide di mettere una polo, comunque una maglia semplice, e quindi c'è il discorso dell'imitazione, un po' il bambino che vuole imitare il padre o la madre, e quindi abbiamo individuato sia l'uomo che la donna, quindi massima aggressività. Relazione con i clienti, beh, certamente il tutoring e la consulenza in house, quindi parliamo sempre, facciamo sempre riferimento a Gillette o chi per lei. Canali, certamente l'evento che può essere una fiera, può essere l'associazione di categoria XYZ che individua un momento congressuale, un convegno et similia per parlare, discutere, dibattere sui vari punti, e poi il contatto diretto. Per esempio, la maggior parte delle volte, smanettando un po' su internet, andando un po' in rete, almeno una volta nella vita, insomma, chi è di fede islamica va alla Mecca. Noi invece, nel nostro caso, visitiamo il portale, visitiamo LinkedIn, scusate, per fare una breve ricerca, insomma, una ricerca immediata. Quindi, ripeto, cito Gillette per semplificare un po' il discorso. Quindi ricerca, sviluppo, Gillette, quindi appunto questo vale per il contatto diretto, o magari la conoscenza semplice che abbiamo maturato e sviluppato e abbiamo avuto la fortuna e il modo di avere durante l'evento. Flussi di ricavi, brevetti e le licenze fornite.
perché appunto avendo spostato il focus sul chip, quindi chiaramente vede in prima analisi da vicino il discorso del brevetto, della licenza. La struttura dei costi fondamentalmente è il costo della ricerca e dello sviluppo che è stato fatto precedentemente. Quindi poi in un secondo momento, scusate ma stamattina è tragica, si va a recuperare poi chiaramente il tempo investito. I partner chiave sono gli istituti di ricerca specializzati per implementare l'hardware del chip fondamentalmente. Quindi in una prima fase di studio noi, appunto la Maci Scolozzi & Partners, si è fornita della consulenza di questi istituti specializzati proprio per offrire il top del top, appunto per permettere uomini e donne al mattino presto dopo il caffè di guardarsi allo specchio con grande gioia. L'attività chiave è contattare le aziende clienti appunto per fornire il know-how. Il valore offerto, quindi appunto dotati di un chip sensazionale, il migliore, noi abbiamo il top, offriamo ai clienti la tecnologia per garantire la rasatura più precisa e più sicura. Ci siamo? Bene. Stop. Grazie. Dunque, Ci sono domande da parte di voi? Ma partiamo da qui. Io ho segnato anche una serie di domande, però vorrei, diciamo, prima il vostro contributo. Sì, allora, io vorrei chiederti alcune cose. Diciamo, innanzitutto non ho capito bene se, per esempio, la Gillette o aziende simili siano partner o siano clienti, perché tu hai esordito dicendo che il cliente è la Gillette che poi vende a sua volta il prodotto a mogli, mariti, bambini. Gillette, ripeto, Gillette o chi o altro. Chiunque sia. Scusate, siccome. Ok. Scusate. No, anche io mi sono distratto. Altrimenti, fanno tutte le domande e poi rispondi così. Facciamo così. Comunque, Gillette. Non faccio tutte le domande, magari. Ah, ok. Bravi, mi fate fare la velina. Allora, quindi la prima domanda, diciamo, per sintetizzare: Gillette, partner o cliente? Poi, non ho capito se la vostra azienda, quel che sia, signora, brevetta e vende il brevetto, quindi il suo guadagno è dalle royalty che riceve, oppure se brevetta e produce e quindi poi vende, diciamo, il prodotto al cliente. E basta, okay. Sono. Allora, aspetta. No, stavo ragionando una risposta. Voi avete delle domande? No, vabbè, adesso poi magari. Vai. Allora, quindi oddio, mi sono perso, scusa, riprendimelo un attimo al volo. Contattare le aziende. Ah, ok, allora Gillette è cliente. È cliente puro. Poi lei a sua volta fa il suo bel packaging, qualcos'altro per aggredire il mercato, so, per fatti suoi. E poi noi fondamentalmente abbiamo pensato il prodotto per Gillette, quindi il brevetto puro. No, io non produco, no. Io creo il prodotto. Sì, bravo. Bravissimo, io vendo il prodotto, poi Gillette se la vede lei per il resto. Mi permetto di fare una breve, diciamo, parentesi, prendo spunto da questi casi per darvi altri suggerimenti. In questi casi vendere a Gillette non è semplice, quindi occorre avere una entry strategy. Le entry strategy può essere: ho già un primo mercato già avviato perché in pre-produzione ho fatto dei test e 50 persone, 100 persone, 200 persone utilizzano già questo prodotto e si trovano bene. Sì, sai, io chiaramente sono più rude. No, no. Ti do questo feedback perché anche noi, uscendo da un mondo simile con MRS, abbiamo lo stesso problema. Cioè, noi potremmo vendere un brevetto ad un'azienda
Però quello che l'azienda ci chiede molto spesso è: ok, qual è il mercato? Hai già un test pilota? Quindi se utilizzate questo approccio nel modello di business nella prima fase, pensate anche ad un test pilota su un numero di clienti, che può essere anche quando vai a fare gli eventi, gli fai fare la rasatura del baffo durante, diciamo, questo evento, oppure puoi offrire questi rasoi in prova ad un numero limitato di persone. Ti aggiungo una sorta di, diciamo, suggerimenti spot ti ho raccolto. Hai fatto una digressione sulla cravatta troppo lunga. Ok, vai. Mi raccomando nelle presentazioni di essere sempre ta. Questo anche quando scrivete progetti, quando fate una presentazione di un pitch, quando scrivete un business model. Le cose troppo contorte, le persone non le seguono. Socio, non ti distrarre. Della sintesi, no? Quando vengono richiesti, cioè la maggior parte dei progetti hanno, ci sono voci nei progetti, vanno per esempio 5.000-6.000 caratteri, tu non sapresti cosa scrivere, cioè per te un rigo basterebbe, cioè in quel caso ha senso ampliare o ha senso essere sintetici? Ha senso raccontare le cose in maniera semplice per concetti. Ora non è che su 5.000 caratteri tu te ne esci una frase. Secondo me dipende anche dalle informazioni rilevanti, cioè se hai cose importanti da dire, scrivile, cioè se può una parola in più essere un'informazione in più, scrivila, se è bla 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 molto, diciamo, vestire bene la favola, no, a livello... quello devi stare attento, se ti conviene cercare delle cose che possono dare più peso al tuo progetto e quindi magari aggiungerle, però perché è un valore aggiunto, secondo me, quindi un'informazione in più piuttosto che per riempire col paragrafo. Esatto. A livello europeo dicono che gli italiani sono molto, molto flower, che raccontano i fiori. Allora, iniziamo ad acquistare un po' di concretezza nelle cose. Quindi anche degli schemi mentali, no? Quel paragrafo tu lo puoi riempire dicendo ok, qui gli racconto quest'idea, poi qui gli racconto quest'altra cosa e qui gli racconto quest'altra cosa. Poi sviluppi il pensiero in modo tale che sia comunque coordinato e che una cosa introduca l'altra ancora. Sì, no, però a volte magari per te un concetto, cioè, riesci a esprimere un concetto in breve, e ovviamente quando ti senti magari, cioè, su 5.000 caratteri magari ne scrivi 1.000 soltanto, voglio dire, cioè... Ne scrivi 1.000, lì diciamo non è che devi essere, forse devi scrivere 5.000 per essere contento. Sì, no, per capire più o meno... Market entry, te l'ho detto prima, cioè... Molte volte per fare questo, per portare, diciamo, a concretezza questo modello di business ti serve un primo test pilota. Non hai menzionato uno studio brevettuale tra i partner. Tra i partner io vedrei uno studio brevettuale, perché ti muovi in un contesto dove di rasoi, se andiamo a fare un'analisi sui brevetti, sfruttando un po' le lezioni dell'ingegner Conversano, vedrai fondamentalmente quanto spazio libero ridotto c'è su questo mondo, e molto probabilmente, forse solo sul chip no, cioè ci sono margini di ampliamento, si può fare qualcosa, però dal punto di vista di rasoi e quant'altro credo che sia un mondo molto blindato. Quindi editare il punto degli studi di ricerca? No, puoi tranquillamente cercare una partnership o qualcuno che potrebbe farti questa analisi di mercato portandolo in azienda e dici: senti, noi vogliamo fare questa azienda di progettazioni meccaniche, però ci serve un consulente per tutta la parte brevettuale, perché vogliamo essere sicuri di quello che andiamo a fare, che non contamini altre cose. L'ultimo punto è: hai detto come attività chiave contattare le aziende. No, per me l'attività chiave per questo modello di business è ricerca, sviluppo e brevettare. Ricerchi, sviluppi e brevetti, ricerchi, sviluppo e brevetti. Poi il contattare l'azienda è più, diciamo, un canale per raggiungere l'azienda e per raggiungere i clienti, partecipando agli eventi, contattando le persone. Però l'attività fondamentale che tu vai a fare, l'attività che ti crea valore, lì parliamo sempre ricercare, sviluppare e creare brevetto. Altre domande? Ragazzi, domande? Va bene, grazie, avanti il prossimo gruppo. Sono io. Vai.
follower. Allora, il nostro business model è per un'associazione, quindi una cosa diversa, più vicina a quella di Salvatore come modello. Si chiama BioBang, Biotech Association for Next Generation, quindi per farvi capire il target, vabbè, ve lo elenco proprio così. Allora, la clientela sono gli studenti dei vari livelli dell'università, quindi laurea magistrale, specialistica, Erasmus, in e out, quindi gli Erasmus nostri che vanno fuori, quelli che fuori vengono dentro, studenti di dottorato. Altro target sono i ricercatori, quindi dai postdoc, cioè chi ha una borsa, una specie di, cioè uno stipendio, a chi è ricercatore vero e proprio, e le spin-off universitarie, quindi siamo nell'ambito dell'università. E vuole essere una struttura para-universitaria. Che cosa deve fare? Una struttura che aiuti questi vari clienti, questi vari settori dell'università a relazionarsi tra di loro, quindi prendere spunto l'uno dall'altro, anche know-how, conoscenze, e con il mondo del mercato, quindi il mercato del lavoro, le aziende, eccetera. Il valore offerto è formazione, perché questo Next Generation vorremmo cercare di dare a chi è nel campo della biologia e delle biotecnologie quelle capacità che non sono solo teoriche, imparate sui libri, ma anche di managing che un po' mancano, e soprattutto nel settore biotech, se ci si vuole affacciare a quel settore, sono fondamentali. Quindi sia per poi poter lavorare in aziende che un managing di se stesso. Il primo progetto che uno studente deve fare è la tesi di laurea, breve, no? Poi ci sarà il dottorato che è lungo eventualmente, quindi c'è questa necessità di formarsi, che il corso di laurea non dà, in qualcosa di managing. Quindi ecco, formazione è fondamentale, e poi networking, quindi sia tra la nostra università e i vari canali, sia che le aziende, sia enti di università o aziende di altri paesi, quindi nazionale e internazionale, per creare proprio una rete. E poi per i ricercatori dare un supporto un po' su quelli che possono essere certi progetti, magari bandi di concorso, grant, cose così, oppure posti di lavoro offerti, open position delle aziende. Quindi tu hai finito i due o tre anni, puoi avere un contatto anche per quello che puoi fare dopo. E per le spin-off fare un po' da tramite tra quelli che sono gli uffici che si occupano di aiutare le spin-off a crescere e quella che è l'esperienza di spin-off, magari che sono già passate attraverso certi percorsi, magari con difficoltà perché non hanno comunicato bene con l'ufficio, per le difficoltà di per sé, di fare da tramite, perché abbiamo un bagaglio di conoscenze, di esperienza che possiamo sfruttare per le nuove spin-off. I canali sono la promozione, perché è il modo, secondo noi, unico che possiamo sfruttare per farci conoscere, per parlare con l'università, quindi promuovere la nostra associazione. Le attività chiave sono le lezioni, seminari, eventi che possiamo organizzare per farci conoscere, mettere in rapporto aziende, università, eccetera. E anche ricerca, per esempio, dei bandi, cioè qualcuno che si occupi di ricercare i bandi, offrirli magari al professore, al gruppo, al ricercatore. Le risorse chiave, allora, la principale è quella delle competenze degli associati, cioè sfruttare chi è dentro l'associazione, è la prima cosa. L'altra sono sfruttare le associazioni sorelle, cioè quella per esempio di Salvatore, che con The Cube ha un'esperienza di business managing che noi non abbiamo, non possiamo pagare, ma possiamo sfruttare la sua e utilizzarla all'interno nostro. I partner chiave sono le spin-off avviate, quindi l'esperienza di qualcun altro, associazioni di diverso tipo, per esempio Asso Biotech, associazioni biotecnologiche, università, altre università al di là della nostra, magari, che ne so, l'università di Parma è più capace in una certa cosa o interessata ad un progetto da condividere, oppure l'università di, che ne so, a Londra, un'università con la quale abbiamo avuto la connessione tramite lo studente Erasmus che è venuto da noi,
può essere un partner utile perché ci aiuta nello scambio, ci aiuta nel network con un altro professore o gruppo. Aziende che sono partner perché ci possono dire che cosa gli serve e noi gli possiamo dare magari degli studenti, possiamo sfruttare uno stage per far avvicinare uno studente al mondo del lavoro, per esempio. E vabbè, poi Confcommercio, stavo parlando con Salvatore, quello è un altro organo che localmente ci può dire cosa serve. Struttura dei costi e i ricavi. È un'associazione per cui la formula può essere andare in pari. Quindi a seconda di quello che riusciamo a raccogliere dalle quote associative e da eventi che hanno un prezzo magari ridotto per i nostri associati, incrementato per chi non fa parte dell'associazione, guadagnare quello che ci serve a creare gli eventi e quindi mettere in moto questo meccanismo. Direi che basta, sono pronta per le vostre domande. Suggerimenti. Che ragazzi, sono importantissimi perché questa realtà esiste già e quindi ci servono. Vai. Allora, parto dalle cose che mi sono piaciute. A parte un'idea abbastanza chiara di quelle che sono le problematiche universitarie, che per me che non sono universitario è stato interessante carpirle, quindi chiarezza espositiva. Per me è stato abbastanza, è meno barocca, diciamo. Però, non so se sono commenti, domande, cioè mi sembra che dobbiate coprire un range molto esteso, con una burocrazia italiana pazzesca, che potrebbe essere un motivo di freno, stop o comunque mollare tutto. Soprattutto se rimane un'associazione che deve arrivare a zero e non qualcosa che trovi un modo di dare il più possibile, ricevendo il più possibile, in modo che si inneschi un meccanismo di nuovo restituisco il bene che ho ricevuto migliorando il mio servizio, specializzandomi in quello che può essere, anziché uno studente che è stato in Erasmus, che magari è il primo aggancio, dare una figura professionale che faccia da mediatore vero e proprio, che abbia anche una potenza burocratica, una potenza legislativa, una potenza comunicativa che uno studente potrebbe, ovviamente, non avere, a meno che non è esperto in... Non so se sono stato chiaro in questa cosa. Beh, ti rispondo prima Francesca e poi ti posso rispondere. No, ecco, io non sono sicura di aver capito bene. Cioè, tu dici dovremmo creare noi una figura... legislativa più che appoggiarci per... Diciamo che avere una potenza economica maggiore potrebbe esservi più utile per trovare, cercare e retribuire una persona più competente che stringe i tempi, migliora il servizio, non aspetta che mi informo, ma si può fare o non si può fare subito perché ne sono competente. Allora ti rispondo, un po' è difficile perché il nostro punto è proprio collegare diversi settori, quindi è grande, la rete è grande, no? Quindi settori diversi hanno esigenze diverse. Per lo studente può essere fare una tesi che magari mi sono scritto, programmato da solo con l'aiuto del corso di formazione in come scrivere una tesi, come presentare un progetto. Per il ricercatore, magari lui vuole sapere quali sono le normative per quel biomateriale, è difficile. Quello che secondo me è difficile in questo momento anche trovare i soldi, perché cosa siamo? Siamo un qualcosa che cerca di creare un polo attrattivo per chi ruota nell'ambito ricerca e vuole non essere solo un cane che si morde la coda, ma uscire. Quindi capisco quello che dici tu, ma penso che al momento serve una persona che ti dà delle indicazioni più che altro, cioè un luogo, un core che ti dice guarda, tu vuoi fare questo, vai là. Tu vuoi fare quello, ti dico io dove andare, vai di là. Cioè una cosa... Tu vabbè, non sei nell'università, ma hai studiato, hai fatto un percorso di studi, che ne so, al liceo, qualcosa. Allora, comunque lo sai come si arriva dalle elementari alle medie, cioè o al liceo. Comunque è un percorso che per qualcuno è più o meno facile, l'università è ancora più complicato. Ci sono ancora... Quindi serve proprio... La difficoltà è far comunicare i vari gradini.
Vabbè, poi ti lascio. Vai. Sì, se posso. Allora, siccome ho delle esperienze di lettura di aziende che sono diventate molto molto grosse perché hanno saputo trovare il modo di consigliarti delle cose, quindi anche il fatto di dire noi cosa siamo. Bene, allora forse la domanda è cosa dovremmo essere se non un'associazione, quindi strutturarsi in modo da diventare nel tempo, parlo non partendo ovviamente dalla professionalità più totale, qualcosa che mi dia più che un consiglio, che magari vengo in ufficio oggi e trovo te e parlo con te, ma non abbiamo finito e quindi il giorno dopo trovo un altro perché non essendo remunerato tu stai facendo altro, trovare un modo di darmi una sicurezza, cioè il consiglio lo posso avere dalla persona esperta che sta in università, gira gli uffici, conosce le persone, ah tipo vai da lui che lui sa. Ah ok, no, meglio in quell'ufficio che in quell'altro, è un po' così, maccheronico da quello che vedo io. Diversamente avere una figura che ti dice quello che devi fare. Vabbè, finisce. Dico prima. L'ultimo, vai. L'ultimo è solo che è difficile perché noi nasciamo dall'università, quindi siamo tutte persone che fanno qualcosa, io sto facendo un dottorato di ricerca e non posso in questo momento creare quella figura che credo tu abbia ragione possa servire, ma sarebbe un ufficio in più, non lo so, mi viene un po' difficile riuscire a immaginare come costruirla. Un organo di supporto. Però noi vorremmo evitare, cioè gli uffici ci sono, l'ufficio brevetti c'è, però a volte è difficile. Io mi estrarrei completamente. Cioè, vabbè. Esco fuori dall'università, genero questa cosa, però siccome sono stato in università e conosco bene i meccanismi, io da fuori, uscendo da quello che è lo sgomitare nell'università, i lenti, i processi, eccetera, eccetera, ti posso dare la mia esperienza, per esempio. Noi, allora, questa figura, oppure puoi fare un altro discorso, che è quello di mi porto dentro una persona dell'università che conosce già la procedura, conosce già i meccanismi, sensibilizzo a livello alto l'università, in modo tale che all'interno dell'università, se io ho problemi di natura organizzativa perché c'è un ufficio che non mi dà risposta, io metto in copia nella mail il capo di questa persona in modo tale da velocizzare una procedura. Allora, molte volte una mail mandata all'ufficio ti rispondono se va bene dopo X tempo, ti parlo di qualsiasi ufficio pubblico, Se metti invece in copia il dirigente o il capo, il servizio viene, diciamo, la pratica viene sbrigata prima. Ovviamente per una serie di cose avere come un partner fondamentale l'università credo che sia essenziale per realtà come queste che nascono. Avere anche un forte supporto manageriale dell'università è essenziale. Praticamente un'agenzia di pratiche universitarie. Non proprio. Però perché va molto oltre, deve avere delle figure che sanno buttare le mani, se no ci si arena. Come l'agenzia di pratiche auto, dove io risolvo una serie di problemi standard oppure ricevo la consulenza su quello che sono le eventuali cose che non sono standardizzabili. Secondo me il rischio è l'ufficio, cioè poi che chi arriva a fare quello che dici tu inciampa in quelle che sono le dinamiche degli uffici in Italia. Diciamo. Ti dico un po' anche così. Un'altra cosa. Cioè, nasce proprio come una roba diversa. Ci sono anche degli non uffici. Siamo università, non siamo uffici università, siamo una macchina da guerra più o meno che scuote. Sì, è molto culturale quello che vogliamo fare, oltre che dare le mani. Cioè, per quello vogliamo partire dagli studenti, per cercare di creare delle figure che un domani saranno quei professori che sono cresciuti in un modo tale che noi non serviamo più. Come, no? Perché abbiamo creato una mentalità diversa e secondo me l'associazione ce lo permette tra virgolette velocemente perché siamo dentro, perché è gente che è in contatto tutti i giorni, io sono dottorando quindi vedo gli studenti di laurea, vedo il professore, vedo l'azienda dove voglio andare domani perché non vedo per esempio io futuro nel mondo accademico in questo momento, quindi ho ben chiara perché non sto in ufficio, sto lì dentro, vedo il problema ogni giorno con le mani. E mi serve che magari lui che ha scritto il project per avere un finanziamento mi dà una mano perché l'ha già fatto. Questo dovrebbe essere il meccanismo vincente. Chi c'era voleva? Paolo? Avete pensato a un partenariato con il distretto tecnologico HBO
perché c'è la mission fondamentalmente dei distretti tecnologici. Vabbè, io sto in quello di tech, sto, ho una borsa. Però il discorso è soprattutto sul discorso interazione, ricerca, mondo, industria, che sono spesso due cose che non dialogano. E quindi cioè, già il distretto tecnologico fa un sacco di difficoltà a fare questo tipo di dialogo. Il ruolo di un'associazione del genere, che punta già a livello pre-ricerca, se vogliamo, prima, cioè coloro che si affacciano alla ricerca, appunto studenti, esisti Erasmus, secondo me è un ottimo strumento ed è una cosa in cui il distretto tecnologico può avere delle limitazioni ad arrivare, proprio perché dovrebbe entrare, cioè il socio principale è chiaramente sempre l'università in un distretto tecnologico, però è già proiettata con i suoi casini a instaurare un dialogo accademia-industria. Riuscire a fare una cosa a livello, diciamo, di formazione già nel percorso pre-ricerca, secondo me, può essere un valore aggiunto a cui il distretto tecnologico potrebbe essere interessato proprio nella sua mission di promozione e di trasferimento tecnologico. Quindi potrebbe essere un partner potenzialmente rilevante per i prossimi anni, perché hanno un sacco di soldi, fondamentalmente, cioè ci stanno puntando molto. Potrebbe quindi essere un partner autorevole, potrebbe dare anche un respiro forse all'associazione bello grosso, cioè provare a iniziare a pensare una cosa del genere. Magari è difficile contattarlo, però che ne so, se c'è un contatto con Sannino, no, con qualcuno, sì, di certo. Appunto, quindi c'è Alcuni dei ricercatori di Sannino sono nell'associazione, quindi in realtà questo è fondamentale, proprio per quello che stiamo cercando di prendere dei rappresentanti da diversi settori, per avere tutte le figure, cioè la macchina completa sott'occhio, capito? Averla vicina invece che dislocata. Sì, provare anche a avere delle lettere di intenti, anche semplicemente lettere di interesse da parte di un rappresentante di un distretto. Vabbè. Non per forza l'HBIO che sta a base, vuol dire qui c'è il DITEC e molte cose rientrano anche nel... cioè abbastanza trasversale, quindi copre anche la parte biotech. Quindi perché no, magari provare quel canale per avere anche una visibilità e sfruttare i loro canali di azione. Cioè che comunque è una realtà che già quella ha le sue difficoltà. Commenti. Quindi comunque è una cosa abbastanza difficile da far partire, però altri può essere complementare. No, serve. Ok, grazie, perché se no non ce la facciamo, sono già le 13:10. Facciamo l'altro gruppo. Chi prese? Oi. No, giusto una precisazione. Ad oggi Facebook conta 1.200.000.000 di persone. Persone o account? Persone. Miliardo. Sì, no, ho capito a voi. Dobbiamo aggiornare. Perché a volte le ricerche mettono account, a volte solo non specificano se una persona. No, qua c'è Corsera 6 gradi, dice. Ok, grazie, scusa. Posso? Vai. Allora, andiamo, diciamo, per ordine. Il prodotto e quindi il business che vogliamo creare è quello legato alla realizzazione di una casa che si monta in 20 minuti, un po' l'idea di ieri, no? A chi ci rivolgiamo? Quindi qual è il segmento di mercato? Allora, innanzitutto i campeggiatori. Qualsiasi tipo di sportivo outdoor che ha bisogno di una sistemazione temporanea e veloce da montare. Le famiglie che banalmente potrebbero aver bisogno di una dépendance al volo nella loro villa. E anche le imprese di costruzione, per la realizzazione ad esempio delle classiche baracche di cantiere, invece dei semplici container, magari creare sistemazioni più confortevoli. E quindi di conseguenza anche, diciamo, nel settore industriale la banalità di avere il gabbiotto per il custode e quindi con il comfort di una casa e non di un container riscaldato magari anche da una semplice stufetta così. E magari anche i centri sportivi, per lo stesso motivo, il centro direzionale, la direzione, quindi ha bisogno di una sistemazione temporanea e veloce da montare. Anche, diciamo, il settore turistico. Settore in turistico inteso come lo stabilimento balneare, ad esempio, che ha bisogno di realizzare, ad esempio, magari uno stabilimento balneare di lusso, che invece di fornire la cabina, diciamo, la semplice cabina, fornisce questa casa che è in, diciamo, 20 metri quadri, c'ha, diciamo, il comfort di una casa, diciamo, normale. Ora, qual è la nostra value proposition? Innanzitutto, un comfort di una casa normale, però realizzata attraverso una casa prefabbricata e veloce da montare.
Quindi la velocità di montaggio, il valore estetico, perché c'è tutto uno studio di design alla base, la semplicità di montaggio e la flessibilità e versatilità del prodotto, proprio perché in vari settori, da quello industriale alla famiglia o meno, copre e abbraccia più settori. Come arriviamo al cliente? Quindi quali sono le relazioni che il nostro business e quindi la nostra impresa attua per arrivare al cliente? Innanzitutto attraverso un sito internet, attività di tutorial, che potrebbe essere un video con una spiegazione scritta, anche attraverso delle app, che banalmente adesso quasi tutti abbiamo uno smartphone, e quindi avere in tempo reale attraverso un'app quello che è il servizio di assistenza al montaggio della nostra casa. Il normale servizio di assistenza clienti telefonico, che è la base, ma anche un tools online che permette, tipo stile IKEA, di realizzare e personalizzare la propria casa online, e quindi renderla virtuale e personalizzabile prima della sua produzione. Quali sono i canali che noi utilizziamo per arrivare praticamente al cliente? Il sito internet dal quale si può ordinare la nostra casa, e le grosse catene tipo Leroy Merlin, la Brico, quelli che operano nel settore della prefabbricazione, del bricolage. Detto questo, quali sono le nostre key activities? Innanzitutto ricerca e sviluppo, perché è un prodotto che deve essere brevettato e quindi ha bisogno di essere sviluppato. Attività di marketing, quindi l'attività commerciale, la produzione e ovviamente anche il servizio di manutenzione. E nonché normalmente il settore della logistica, visto che stiamo producendo e quindi abbiamo bisogno di un settore che è logistico alle spalle. Per quanto riguarda le risorse chiave, abbiamo innanzitutto il brevetto, perché sta alla base del nostro business fondamentalmente. Le risorse umane, dall'ingegnere all'architetto al designer al magazziniere, tutte le figure. Nonché il nostro impianto di produzione. Ora, siccome siamo una realtà giovane e che si sta sviluppando in questo momento, abbiamo bisogno di partner. Quali sono i nostri partner? Innanzitutto i produttori di materiali edili, dall'azienda che produce cavi elettrici all'azienda che ti produce il pannello in polistirolo per l'isolamento, quindi tutti i vari partner possibili. Le aziende di design e quindi di arredamento, perché forniranno l'arredamento propedeutico alla nostra casa, con determinate caratteristiche, e quindi ci potrebbe essere anche un mercato che noi generiamo per l'azienda. L'IKEA, banalmente, qualsiasi tipo di produttore di elementi prefabbricati, le università, perché potrebbero essere il nostro partner per la ricerca e sviluppo, quindi creiamo anche un link con l'università, nonché i produttori di pannelli fotovoltaici o tecnologie fotovoltaiche e i produttori di quelle tecnologie degli energy storage. Perché noi in questa casa, che si deve autosostenere, forniamo già l'energia elettrica, quindi non avrà bisogno di attacchi particolari, all'Enel o meno. Che altro? Sviluppatore di app. Noi abbiamo creato l'app che gestisce o aiuta l'utente a realizzare, a montare la nostra casa, e quindi abbiamo bisogno dell'assistenza o comunque di un servizio offerto da un produttore di app. Nonché un'azienda logistica che ci aiuti nella distribuzione del nostro prodotto. Quindi per fare mente locale, quali sono i costi? E poi passiamo ai guadagni. Quali sono i costi? Innanzitutto i materiali per la produzione. Il mantenimento del brevetto, perché ovviamente deve essere un qualcosa che si deve comunque innovare. Non possiamo basare il nostro business su qualcosa che poi magari può essere, non dico copiata, però magari anche migliorata. Quindi noi dobbiamo migliorare il nostro prodotto e quindi continuamente brevettare. È un costo. La produzione, il costo delle risorse umane, il costo della ricerca e sviluppo, che però magari potrebbe essere parte bypassato con la collaborazione con l'università, quindi ha un'incidenza forse magari minore rispetto al costo dei materiali, ad esempio. Il marketing, perché ha un costo il marketing, e le certificazioni. Noi, il nostro prodotto deve essere certificato, e quindi dobbiamo pagare l'azienda X che mi va a certificare che questo prodotto può essere marchiato CE, e tutta la procedura. Ora, da dov'è che guadagniamo? La parte principale. Dalla vendita del prodotto, dall'assistenza e la manutenzione al prodotto che noi forniamo. Perché il cliente comunque se lo monta da solo il prodotto, però deve essere un prodotto che non deve essere usa e getta, si rompe un pezzo e lo butta. No, io lo posso, creare un business, come dicevamo prima, genero il business. Quindi vendo il mio prodotto, però
fornisco, cioè ottengo soldi, diciamo denaro, anche da fornendo il mio servizio di assistenza. E anche, diciamo, la percentuale sui prodotti che i nostri partner realizzano in modo specifico per la nostra casa. Ad esempio, l'azienda di arredamento, che è il mio partner, che è l'azienda Paolo, realizza solo per il mio prodotto un, diciamo, un particolare lavandino, diciamo, che va bene solo per questa casa. Ok, io ti sto fornendo il business al mio partner, quindi, diciamo, una piccola, oltre ad essere mio partner, tu mi dai una piccola percentuale sul lavandino che Antonella compra per la propria casa, che ha comprato, diciamo, da noi azienda. Diciamo, questa è la nostra idea di business. Domande? Secondo me, no, più che domande di notazione, cioè secondo me come flusso di ricavo potrebbe essere interessante anche il rent delle case, cioè nel senso un servizio, uno che ha magari il cantiere, ok, se la compra, però un evento tipo la notte della Taranta, io piazzo 200 case, le metto là e poi magari le affitto un evento dopo. Era una vecchia idea di business che ho visto in Danimarca, praticamente lo fanno con le tende. Quindi estendere il mercato anche, diciamo, agli eventi, diciamo, che potrebbero temporanei. Ma in realtà mi sa che forse non l'ho detto, quindi l'ho bypass, l'ho saltato proprio. Come cliente avevamo inteso anche, diciamo, la protezione civile per sistemazioni temporanee. Infatti mi ero dimenticato, l'avevo proprio saltato, l'avevamo segnato. Quindi, diciamo. Ah, ok, perfetto. Sì, infatti ho inteso protezione civile perché proprio magari, quindi diciamo protezione civile, magari evento temporaneo che ha bisogno della sistemazione. Ok. Io, vai. Vabbè, sto qua. Sì, così un'idea che mi è venuta mentre ti ascoltavo era quello di poter vendere la parete esterna come spazio pubblicitario, per esempio, per dei brand. Collegandomi al discorso suo, l'azienda edile che vuole farsi la pubblicità piuttosto che il brand Coca-Cola o Vodafone, se c'è l'evento Coca-Cola Vodafone, cioè è una parete itinerante, se è una casa che oggi viene montata qui, domani viene montata lì, eccetera eccetera, quindi per te potrebbe essere un ricavo ulteriore da chi vuole sfruttare questo spazio. Ok, una curiosità, diciamo, ma tu intendi che questo sia un possibile partner, tipo per esempio la Vodafone, dice io invece di mettere il, non so, il camioncino così, mi prendo la mia casetta che monto e smonto come cavolo voglio e quindi divento tuo partner, oppure diciamo questo qui sarebbe un mio cliente? Posso farti una domanda a proposito? Cliente? Vai, sì, ti rispondo e poi passiamo avanti. Potrebbe essere un partner che ti dia una mano di produrle queste case, ma potrebbe essere anche il motivo per cui io me la prendo, perché affittandomi lo spazio pubblicitario mi pago l'affitto. Un tuo potenziale partner potrebbe essere colui che vende le celle solari per il fotovoltaico. Sì, sia chi produce... L'ho già inserito per fare le tecnologie fotovoltaiche, sì, perché comunque è una casa temporanea, quindi abbiamo messo sia il partner di chi si occupa di energy harvesting, pannello fotovoltaico, tecnologie nuove fotovoltaiche, sia quelli che si occupano di storage, perché comunque è una casa temporanea, quindi in teoria non dovresti aver bisogno di andare a attaccare all'accio Enel o meno. Quindi, autosufficiente. Sì, autosufficiente, sì. Io sono al volo, c'è la... La Tuborg praticamente a questo evento faceva delle lattine giganti del diametro di 5 metri, forse a due piani, quindi l'esterno era tutto Tuborg, quindi aveva pubblicità Tuborg in serie e dentro poi erano case più o meno di questo tipo, autosufficienti, ma non so se erano autosufficienti, comunque erano, diciamo, un livello in più della tenda, quindi già c'è qualcuno che lo fa e quindi sicuramente c'è mercato. Io invece un piccolo dettaglio potrebbe essere tipo tra i segmenti di mercato, le coppie giovani. Ci sono giovani che magari non hanno i soldi per pagarsi una casa, ma potrebbero utilizzare uno di questi meccanismi anche con degli incentivi dovuti ai pannelli o alla pubblicità per pagarmi una casa in cui stare. Sicuramente ci sono molte domande sulla fattibilità. Okay. Se è fattibile questa cosa o meno. Più che altro sulle tempistiche per il montaggio. Tempistiche per il montaggio e quant'altro. Però dal punto di vista di modello di business è stato condotto bene.
e soprattutto hai visto come dal momento di confronto sono venute fuori tre, diciamo, idee differenti che integrate potrebbero dare ancora ulteriormente valore. Perché certe volte per noi il valore può essere X, poi cambiando i clienti ti cambia in maniera incredibile anche tutto ciò che c'è attorno. Infatti noi ci avevamo pensato al fatto, diciamo, di un possibile partner o possibile cliente che è, diciamo, l'azienda che si vuole fare pubblicità e quindi sfrutta, diciamo, la casa temporanea come... Però lo fanno anche per le case, per, diciamo, i mezzi di trasporto, i pullman. Lo fa la Red Bull mandandoci te in giro le ragazze con la macchina Red Bull. Tu immagini che cosa poteva essere quando successe il terremoto dell'Aquila, no? Che dovevano essere costruite delle case velocemente. Una Coca-Cola che ti invia 100 case, tutte serigrafate Coca-Cola, cioè schizzava in borsa, andava alla grande. Cioè, Coca-Cola risolve il problema. Cioè, do questa casa a quella persona perché quella casa la paga Coca-Cola. Quindi la persona che anziché dormire in macchina, momenti di crisi come queste, o economico o geografico, può dormire in una casa pagata da... Quale potrebbe essere, quindi, sfruttando questa esigenza, quale potrebbe essere il valore di un'azienda che ti potrebbe comprare 100 case così? Potrebbe essere un valore d'immagine. Cioè, immagina, per dirti, un'azienda che è stata accusata per impatto ambientale e quant'altro, potrebbe avere, diciamo, potrebbe spendere molto per l'acquisto di 100 case a brand in caso di catastrofi come o l'Aquila, ma anche Lampedusa. Quando arrivano 1000 profughi, dove li metti? Allora ti faccio, ti mando le case gratis, però parleranno tutti di te. Cioè, è come avere una campagna di marketing su tutti i TG. Benefattore, passeresti da benefattore quando ti stai facendo poi pubblicità business, purissima. Ho fatto il tuo business, là. Esatto. Il marketing invece di fare la pubblicità ti fai... Sì. Tanto la fai il telegiornale, però pubblicità. Ok, grazie. Gli ultimi. Qualcuno deve fare. Ti offrirò del posto. Noi siamo dei cavalieri. Microfono? Ce l'hai. Allora, il settore è il turismo. E già lo sapete, abbiamo strutturato un attimo l'idea che in realtà io ho già messo in pratica e sta per andare online. E segmenti di clientela, turista online, che è abbastanza macro come segmento, però in realtà io mi rivolgo a chi acquista online, quindi a chi pianifica la sua vacanza online, a chi acquista il suo volo online, a chi acquista il suo hotel online, a chi eventualmente vorrà anche acquistare esperienze di viaggio da vivere in una determinata destinazione, che nel nostro caso è il Salento e la Puglia. Ovviamente oltre a un macro segmento ci stanno anche delle nicchie, perché io non, cioè la mia difficoltà, Salvatore, è definire appunto il segmento di clientela, nel senso che purtroppo la mia segmentazione non si può basare su delle indicazioni geografiche, piuttosto che colpisco il segmento di clientela che mi va, tipo le famiglie con bambini fino a 5 anni, non lo posso dire. Quindi la mia analisi del segmento di clientela parte non da un target geografico, demografico, quanto piuttosto ai bisogni e desideri che hanno i viaggiatori nel momento in cui visitano e viaggiano. Quindi, diciamo, delle nicchie di turisti potrebbero essere chi è appassionato di turismo gastronomico, piuttosto che culturale, piuttosto che escursionistico, piuttosto che religioso. Quindi questa nota sono costretta a farla perché è difficile identificare per me un vero e proprio target. Quindi il mio macro target è chi acquista online, chi pianifica la sua vacanza online. Andando nello specifico vado ad aggredire delle nicchie di turisti. Ciò vuol dire che il turista enogastronomico potrebbe anche essere interessato ad acquistare una visita culturale piuttosto che una passeggiata in bici. Idem l'escursionista può anche acquistare allo stesso modo una visita in cantina o allo stesso modo può aver piacere a fare una scuola di cucina salentina. Quindi questa è una premessa che devo fare perché altrimenti è difficile andare avanti.
Quindi questi sono i miei segmenti di clientela. Il valore che offro è poter avere l'idea di che tipo di esperienze poter fare nel Salento. Quindi il mio sito risponde alla domanda: cosa posso fare una volta che arrivo in destinazione e soprattutto cosa posso fare prima ancora di arrivare? Quindi il mio valore è dare la possibilità di pianificare il proprio tempo libero prima ancora di arrivare in una destinazione. Perché è semplice acquistare il proprio hotel, è semplice acquistare, il proprio volo, ma se ci riflettete non è altrettanto semplice poter pianificare e acquistare in anticipo le attività che poi in realtà caratterizzano il tuo tempo libero all'interno di una destinazione. Quindi il mio valore offerto è questo. E all'interno del valore offerto rientra anche poter costruire una community per un viaggiatore. Quindi il viaggiatore può condividere con Tour & Go attraverso la piattaforma le proprie recensioni, chi acquista può scrivere una recensione e può condividere la sua foto, il suo racconto e quant'altro. Quindi è molto importante come valore offerto creare una community. Che tipo di relazioni, i canali, come raggiungono i miei clienti? E anche qui io mi rivolgo a due tipi di mercato, B2B e B2 consumatore, nel senso che i miei canali sono B2 business, tour operator e agenzie di viaggio. E sito, il mio sito, il mio blog, i miei social network sono comunque OEM media che mi permettono di comunicare e avere una relazione con il cliente. Altri canali possono essere le fiere, quindi la partecipazione a tutte le fiere, a tutti i workshop. E altri canali possono essere gli info point piuttosto che le strutture ricettive. Quindi i miei canali è dove vado a trovare il mio turista che può essere potenzialmente interessato ad acquistare singole esperienze di viaggio. La relazione che instauro con il cliente mi viene sicuramente dalla community dei viaggiatori, perché comunque così come fa Facebook io cercherò di instaurare un rapporto sia pre che in che post experience, perché io in pre experience e comunico, cioè un'immagine, cioè vado a lavorare sull'immaginario che un turista può avere a fare quella determinata esperienza. Quindi io ti faccio venire voglia di fare quell'esperienza. In experience lavoro perché tu in experience comunque riesci materialmente a vivere la tua esperienza, e in post experience ci lavoro per fartela ricordare. Tutto questo riesco a farlo attraverso questa community. E poi comunque altre relazioni con i clienti possono essere codici di sconto, per esempio porta un amico e ricevi uno sconto, eccetera eccetera, e poi anche l'assistenza che fornisco 7 giorni su 7. E attraverso la chat online piuttosto che la mail piuttosto che il telefono. Come attività chiave abbiamo sostanzialmente i provider, che sono coloro che gestiscono le mie esperienze. Per farvi degli esempi concreti parliamo di guide turistiche autorizzate, piuttosto che associazioni e cooperative che fanno determinati percorsi, piuttosto che cantine e quant'altro. Quindi per me loro sono importanti perché mi forniscono il prodotto, contenuti, cioè proprio l'esperienza che io poi vado a vendere, e quindi è altrettanto importante per me formarli, perché loro hanno un back office dove autonomamente possono caricare i loro contenuti, ma vi assicuro che la maggior parte dei contenuti attualmente caricabili li devo rivedere, perché non sono assolutamente capaci di rendere vendibile e accattivante alla lettura la loro esperienza. Dopodiché le altre attività chiare ovviamente è il mantenimento e lo sviluppo della piattaforma, perché c'è chi deve gestire la piattaforma, chi deve gestire il back office e chi soprattutto deve implementare lo sviluppo della piattaforma stessa. E a questo agganciamo, anche se ancora non ce le ho, le app. Un'app intesa sia lato provider, fornitore per gestire velocemente il calendario della propria esperienza, e sia lato acquisto,
Quindi chi acquista l'esperienza con un'app è più semplice acquistare anche tramite tablet, smartphone, eccetera. E ovviamente nelle attività chiave rientra tutto quello che ha a che fare con il marketing, le campagne e la vendita delle esperienze, quindi come raggiungere il mio cliente, in che maniera, che tipo di attività di marketing devo fare, in cosa investo e quant'altro. Le risorse chiavi sono i provider, quindi i miei locals, i miei fornitori di esperienze con le loro idee, perché comunque le idee sono molto importanti. Io cerco comunque esperienze insolite, originali, per portare il turista laddove da solo non sarebbe mai in grado di andare. Quindi questo è il mio obiettivo. Altre risorse chiavi sono i travel blogger e i fotografi che mi aiutano a costruire e vendere nel miglior dei modi le mie singole esperienze di viaggio. E i videomaker anche rientrano in queste risorse, che riassunte in due parole, come ha detto Bertalan, si chiamano content provider, giusto? Ok. Che poi accrescono la comunità con contenuti qualificati. Esatto. I partner chiavi, qua anche ci sono un po' di dibattiti e questioni. Magari qui Salvatore poi ci potrà dare anche un supporto. Allora, in realtà, chi sono i miei partner? Per esempio, la visione che mi ha dato Bertalan è: chi ha bisogno dei tuoi stessi clienti ma non è tuo concorrente? Questa è una possibile visione di partner. Allora, io l'avevo già notata prima. Quando tu mi parli di risorse chiave e mi dici i provider locali, i travel blogger e i videomaker, io ti faccio questa domanda: tu queste risorse le paghi tu? Queste risorse io le ho trovate attraverso... Tu queste risorse le paghi? No, però okay, ce le ho. Quindi significa che queste risorse, non essendo pagate da te e non avendo una voce di costo nel tuo business model, sono dei partner. Non è detto che lei non decida di pagarli. In questo momento, non avendo i soldi, si accontenta di ricevere... Poi li può pagare, può anche decidere di pagarli dopo, ma fondamentalmente questi... Ma mettiamo che lei punti a 100.000 euro ad averli sul come fondamentalmente. Cioè, ragioniamo in questi termini, perché se li ha gratis perché l'amico gliel'ha passato, decade il... No, fondamentalmente quali sono i vantaggi... Quali sono i vantaggi? Ripeto di avere... quello che, vai, sì, che ho detto. Nel suo caso, se tu hai posto, se questo non lo paga, diventa un partner. Ma ammettiamo che lei li voglia pagare. Pertanto, nella struttura dei costi ha previsto la gestione dei contenuti della piattaforma. Pertanto paga. Lo paga lei perché o lo paga il cliente? No, lo paga lei. Perché ha a disposizione il denaro per farla. Se noi facciamo invece il ragionamento che è tutto quanto contributo sociale, allora a quel punto salta il modello di business, perché questo è un social network. Esatto. Allora, io l'avrei vista non è il loro prodotto che moltiplichi per n volte perché l'hai venduta da n clienti. Allora, per me io li vedrei come partner. Perché se io sono l'agenzia, oppure se io sono la cantina che ti sta mettendo a disposizione il contenuto, lo faccio perché il mio obiettivo è quello che tramite la piattaforma vendi. Esatto, possa vendere questo pacchetto. Giusto? No. Però attenzione, il ragionamento che fa il provider non è esattamente questo. Io entro perché entro nel mondo dell'e-commerce. E da solo non ho le possibilità di entrarci, sia perché... No, è una cantina che ti dice: voglio vendermi il pacchetto turistico di online. Avere online, di avere una persona o un gruppo di turisti che arrivano, atterrano a Brindisi e poi vengono a fare un tour all'interno della mia cantina con degustazione e quant'altro. Ma è secondario? In che senso? È secondario a cosa? Cioè, io sono una cantina. La cantina non fornisce il contenuto del vino. No, parla tu, perché quello sto dicendo io devi dire tu. Cioè? La cantina cosa fornisce nella piattaforma? No, la cantina, esempio cantina, fornisce la visita guidata in cantina oppure la visita guidata con la degustazione piuttosto che non qualcos'altro. Non è il prodotto della cantina, ma non è nemmeno un prodotto tuo. Cioè,
la cantina ha interesse, tramite questo meccanismo, ad avere 20 turisti là che al termine della visita guidata nella cantina decidono: ah, che buono questo vino, l'ho degustato, sa che c'è, me ne compri 6 casse. Quindi, esatto, sarebbe un partner. E nel modello di business della cantina, quello che sta facendo è una customer relationship. Esatto. Ora, per te è interessante che questi enti, non essendo pagati da te, siano dei key partner. Cioè, io li avrei posizionati là dentro e sono tutti i fornitori di contenuto. Ma infatti, cioè, la prima cosa che ho detto è provider. Cioè, chi mi crea, sì, le ma idee. Quando ne hai parlato, mi hai raccontato di key resource provider locali. Allora, per me nelle tue key resource ci sarebbe la gestione della piattaforma, una formazione, una revisione dei contenuti forniti dai provider, perché mi hai detto tu stessa, i provider hanno difficoltà a inserire, a strutturare un concetto e a renderlo vendibile. Perciò tutti i contenuti che loro caricano io li devo rivedere. Sì. Quindi quello che devi fare tu là dentro, nelle key attività, key activity, c'è una revisione delle cose fornite dai partner e una formazione dei provider. Le key resource quindi sono gestione e manutenzione della piattaforma e supporto eventuale alla formazione dei provider, ma tu puoi anche dire: senti, se il tuo pacchetto non è accattivante, tu nella mia piattaforma non entri. Cioè, dopo che tu hai raccolto un paio di provider che ti forniscono dei contenuti accattivanti, all'11esimo o al 21esimo gli dici: il tuo pacchetto non mi piace, non ti prendo. Lo standard deve essere uguale. Tu devi puntare ad un elevato standard di qualità. Sì, sì, no. Lato customer segment, c'è, ok, il turista, ma il turista può essere differenziato anche per quanto spende nel pacchetto vacanza. Puoi avere il turista russo che viene qua e ti chiede la camera d'albergo con i sanitari rivestiti d'oro, come puoi trovare lo studente senza soldi che ti chiede quale esperienza di couchsurfing. Su quanto la segmentazione tu la vuoi a fare, su quanto spende chi va in vacanza, perché in base a quanto spendono tu gli puoi proporre dei pacchetti adeguati. Quindi se viene il russo, gli proponi la visita nella cantina X con la bottiglia dorata, oppure gli puoi anche proporre le esperienze anche, diciamo, in base anche a quelli che possono essere gli spiriti di viaggio. Ti facevo l'esempio l'altro giorno: in Somalia fanno la caccia al pirata ed è un pacchetto vacanza. Cioè, ci sono delle persone che quando vanno in vacanza in Somalia fanno la caccia al pirata, vanno con la barchetta con i mitra sopra e vanno a farsi questa esperienza, così come l'esperienza sperduta nella savana. Ci sono persone che un po' fuori di testa vogliono farsi queste esperienze che normalmente nella vita d'ufficio normale non riescono a farsi. Quindi, scusami Salvatore, per ricapitolare, cioè, tra le attività chiavi tu metti la revisione dei contenuti, la formazione. La formazione dei provider. Ok. Cioè, inizialmente tu fai la formazione dei provider. Quando i provider li hai già, diciamo, formati, al 22esimo provider che magari puntualmente ti manda un contenuto che fa pietà, tu dici: caro, dopo 3 contenuti che fanno pietà, io non ti voglio più nella mia piattaforma. E ti puoi fare anche una ma nelle attività chiavi rientrano però anche, tipo, non lo so, il marketing, la vendita. Sì, tu dovrai fare delle attività chiave. Lo sviluppo dell'app forse non so quanto possa essere un'attività chiave. Se tu hai già una piattaforma con un template che può andare anche su multi-device, riesci a evitarti la strutturazione di una piattaforma, di un'app apposta. Dal punto di vista invece di marketing e brand, su quello dovrai andare a fare molta leva, perché se il tuo... Non mi hai detto come monetizzi. Ancora non ci siamo arrivati, perché ci siamo fermati un attimo ai partner, perché esatto, ne abbiamo individuati diversi. Non mi hai detto come monetizzi. Però fondamentalmente devi fare una registrazione del brand tra le attività e una promozione forte del brand. Cioè, devi essere un venere.com, devi essere un... Degli altri mi fa proprio questa cosa, se mi interessa. Come si chiama? Non so, gli altri mi fa proprio il caso adesso che ho utilizzato qualche mese fa. Studia prima, non so.
Y2M si chiama. Cucina mancina come esperienza, diciamo, di... come parte? Lucia, mi stai andando? Vabbè, concludo velocissima. Il modulo di feedback che sta là sopra. Concludo velocissimamente. Come partner chiavi abbiamo comunque, li abbiamo suddivisi così, tra privati, pubblici, e come diceva Bertalan, chi ha bisogno degli stessi clienti ma non è il nostro concorrente. Quindi io come partner privati penso alle grandi online travel agency, che possono essere Expedia, piuttosto che magari Expedia propone il volo, oppure il volo più hotel, ma non propone volo più hotel più esperienza. Ok? Oppure le compagnie aeree, oppure i tour operator grandi o comunque le strutture ricettive grandi, tipo villaggi, residence turistici, che hanno tantissima gente che chiede cosa fare, eccetera, eccetera. E come partenariato come partner chiavi pubblici abbiamo Viaggiare in Puglia, tutte le yacht e le Prologo, piuttosto che le Confcommercio, e per me è un partner anche il provider, chi fa l'esperienza. E in questa chiave, in questi partner, dovrei spostare i travel blogger e i fotografi da risorse chiave a partner, giusto? Per me i provider sono dei partner, non sono delle risorse tue interne, perché il tuo obiettivo e core value è la gestione della piattaforma. Poi, se vuoi attuare un'ottica di differenziazione, puoi anche dire: loro vendono, tu qua vuoi fare tutto. Potresti anche dire: io mi concentro sul vendere pacchetti turistici esperienziali, cioè io ti vendo ciò che tutti gli altri non ti riescono a vendere. Esatto. Tipo la vendemmia in stagione di settembre, io te la vendo perché ho delle convenzioni con le cantine X, Y e Z. Oppure organizzo eventi strutturati ad hoc. O più che gli eventi strutturati ad hoc, sarebbe proprio questione di avere esperienza di ciò che si fa, no? Un legame con Asso Restauro, con l'associazione degli artigiani locali, e ti faccio fare il cesto con il vimini, o il cesto con le radici della pianta, e poi te lo porti a casa. Quindi oppure la cucina locale che dicevi tu. Queste possono essere, finora c'è qualcuno che gli vende queste cose? Sì. Singolarmente sì. Vabbè, i costi, comunque il costo del sito, che non è da sottovalutare perché è un e-commerce in più, molto un sito social, quindi mi è costato parecchio. Tutto quello che ha a che fare con la promozione e tutto quello che ha a che fare con le risorse umane esterne, perché di fatto io sono da sola, quindi ho dovuto avere consulenze esterne, tipo anche legali, piuttosto che fiscali, piuttosto che tutta la parte proprio burocratica, registrazione logo, partita IVA e quant'altro. E quindi risorse umane in senso ampio, perché essendo da sola devo per forza pagare degli altri per aiutarmi. Come flussi di ricavi, è tutto quello che ha a che fare con la vendita, quindi con la vendita che ricevo tramite i miei canali, che possono essere tour operator, le agenzie di viaggi, gli infopoint, le strutture ricettive, guadagno una fee per ogni esperienza caricata dal provider, e comunque non quest'anno ma entro l'anno prossimo mi apro il tour operator, e quindi potrò pacchettizzare anche, fare anche dei pacchetti viaggi, quindi non solo singole esperienze. Quindi in un'ottica non molto futuristica c'è anche la possibilità di avere margini più alti costruendo dei pacchetti esperienziali. Ok, domande? A che ora si pranza? No, l'ultimo punto, dovresti capire bene quali sono effettivamente i ricavi, cioè quanti pacchetti si riuscirebbero a vendere, quanti pacchetti riuscirebbe a venderti l'agente, diciamo, l'agenzia con cui hai fatto una partnership. Perché su questo, diciamo, questo è l'unico modo che hai per avere flussi di cassa. Lo so, però comunque sono delle ipotesi, cioè finché non vai, e quello è il problema, hai capito? Possono essere le ipotesi che io ho già fatto, però sono delle ipotesi, però un esempio potrebbe essere andare a parlare con un tour operator
e capire grosso modo se l'esigenza del cliente è stata mai quella di un'esperienza particolare, se ha mai ricevuto delle esperienze di tipo particolare, oppure puoi fare un'analisi specifica andando tu all'interno di un tour operator e stando lì per una settimana e proporre un pacchetto esperienziale prima di mettere in piedi una piattaforma. Guarda, io questo in realtà l'ho già fatto, nel senso che io so che il tour operator ha bisogno della cioè io sono praticamente l'anello finale. Ok. Cioè rispondo, sono il to-do del fare. Il to-do del fare, di cosa fare, presuppone sempre che ci sia una persona in loco che esula qualsiasi tour operator da potersela portare dall'America piuttosto che dall'Australia, perché non ha le competenze. Allora, quello che ti chiedo quindi è, se tu ti internazionalizzi, tu avrai bisogno di persone che vadano sul posto a ricercare i provider e le esperienze locali e... No, io ho bisogno di persone del posto, che conoscono il posto. Di persone del posto, esatto, di persone del posto che conoscono le esperienze locali, forse non mi sono espresso bene, che vadano però a parlare con i provider per fare dei... Cioè, esatto. Servono dei manager locali, esatto, che gestiscano questa cosa. In un'ottica di scalabilità, sì. Okay. Domande, ragazzi? La sessione è finita. Come si suol dire, andate in pace. Prima di andare via, vi chiedo, diciamo, la cortesia di compilare i feedback forum che sono di là. La penna è tua. Tieni. Ecco.